veramente. Allora, cioè, sei una gara di moto, sei una gara di moto. Se l'ultimo minuto sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Secondo. All'ultimo giro se passi il secondo, che posizione arrivi? Allora, giusto? Secondo. Allora, vi dovete mettere d'accordo. Secondo. Terzo sopra il secondo, diventa secondo. Cioè tu all'ultimo. Ah no, sì, niente, è giusto. Perché la gara è finita. Se sei passi l'ultimo. Se sorpassi il secondo, che posizione avrei? Primo. Mi piaceva la risposta. Se sorpassi il secondo, come fai? Se sorpasso il secondo, che posizione avrei? Primo. Come fai arrivare secondo? Questo è un retroscena. Se a 35 secondi al traguardo sorpassate il secondo, che posizione arrivate? Secondo. Tu che dici? Primo. Oh, allora tu primo e tu secondo. Che sono coglione il secondo. All'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Secondo. Sempre nella stessa gara, se invece sorpassi l'ultimo, che posizione arrivi? Penultimo. Sorpassi l'ultimo. Non puoi sorpassare l'ultimo. Bravo, come fai a sorpassare l'ultimo? Sei un coglione! Allora, all'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Secondo sono, perché sono due, quindi non posso sorpassare il secondo. No, fai finta che sono più di due. Una gara di Formula 1. Allora arrivo prima. Giusto? Sì, giusto. Allora, supponete che siete a una gara automobilistica, state guidando una macchina di Formula 1, ok? Sì. Ci siamo? Sì. Se mancano 35 secondi al traguardo e sorpassate il secondo, in che posizione arrivate? Secondo. Allora, tu dici secondo, tu? Non lo so. Come non lo sai? Se sorpassi il secondo, quello che è in seconda posizione, tu arrivi. Ah, il secondo tipo 35esimo secondo, il secondo. No! Ah, ma allora arrivo primo, se sorpassi il secondo arrivo primo. Ok. Se all'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Primo. Tu? All'ultimo giro, se non passi il secondo arrivi con tutti. No, arrivo primo, ma arrivi secondo, ma che ho fatto sta cosa? Se mancano 35 secondi al traguardo, sì, e sorpassate il secondo, che posizione arrivate? Secondo. Tu? Non l'ho seguito.
Se sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Prima. Giusto? Sì. Secondo. Tu perché dici secondo? Scusa. Se sorpassi il secondo, sono il secondo. Allora. Se tu sorpassi... Ah, giusto. Questa. Se all'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Ah, secondo! E Coroneo vince! Basta, sono andato. Allora, se sorpassi l'ultimo, aspetta, che posizione arrivi? Se sorpassi? L'ultimo, che posizione arrivi? Penultimo! Ma non puoi, aspetta! Ma se ero l'ultimo, come cazzo faccio a superare l'ultimo? E ce l'ha messa nel... Te l'ha messa nel... Se all'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Il secondo. Tu che dici? Il secondo. E se sorpassi l'ultimo? Per l'ultimo. Sì, per l'ultimo. Per l'ultimo? Risposta definitiva? Sì. Sì, sì. Perché? Se sorpassi l'ultimo, c'è l'ultimo. Lo sorpassi. Aspetta, ma se lui era ultimo tu come fa a sorpassare? È giusto. Se all'ultima curva sorpassi il secondo. Che posizione arrivi? Se sorpassi terzo. Vai tu. Se sorpassi il secondo sei il primo. Allora, se sorpassi l'ultimo, che posizione arrivi? Penultimo. Tu che dici? Oddio santo, se sorpassi l'ultimo, penultimo. Come fate a sorpassare l'ultimo? Infatti, stavo pensando cazzo di... Vabbè ragazzi, da... Supponete che state guidando una gara di Formula 1. Se all'ultima curva sorpassate il secondo, che posizione arrivate? L'ultima curva. Basta! Togliamo il secondo. Tu che dici? Secondo. Tu? Prima. Allora, tu che dici? Qua c'è qualcosa che non va. È all'ultima curva. Superi il secondo. Superi il secondo. Io arrivo là dopo primo. Però aspetta, faccio un truccazzo. Sei il secondo. Sei il secondo. Entra il primo e da su. È il secondo. È il secondo perché adesso. Secondo. Arrivi secondo. Vabbè, aspetta, perché? Secondo. Perché secondo non, perché non si può fare. Se la domanda è questa. Se all'ultima curva se passi il secondo, che posizione arrivi? Primo o secondo? Sì. Decidete. Secondo. Ah, secondo, giusto. Giusto, metti. Perché? Se è l'ultima curva sono passi il secondo, la terza curva. Allora dici primo. E dici sbagliamo. Se sorpassi l'ultimo? Dipende quanto sono. C'è quando sono 22, c'è quando sono 23, i piloti. Posso ir subito, non posso ir passare. Anche. Tu che dici? Primo. Primo, perché? Poi fa un doppio. Perché? Sei ultimo, perché uno posso passare lui. Cioè non si sa che posizione sei. Ultimo. Come fa a sorpassare lui? Non posso passare appunto di lì. Ultimo, sì, ultimo. Dipende quanto sono, 22, 23, mai. Devi vedere. Scusami, il discorso è. Sto passando l'ultimo sull'ultimo, non posso passare l'ultimo. Allora che dipende quanto sia. Che è appunto l'ultimo. All'ultima curva sorpassi il secondo, arrivi? Primo. Tu che dici? Secondo. Perché? Sì, ma l'ultima è da mezzo, no, non mi viene salti. Se superi il secondo, secondo. Se superi il secondo. Vi do la chance di recuperare, dai, se sorpassate l'ultimo invece. Ultimi, ultimi, secondi. Se io sono l'ultimo, non sono l'ultima. No, ragazzi, basta.
Allora, mi dispiace, qua. Come fa a sorpassare l'ultimo? Scusa. Ah, perché? Se all'ultima curva sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Non posso mai sorpassare il secondo. Allora, ripetiamo. No, ferma. Confermi, quindi se all'ultima curva sorpassi il secondo? Rimango secondo. Ah? Rimango secondo. Aspetta, sono due. Arrivo ultimo, sempre lo posso essere semplice. Ma ho già risposto, manco mai ricordo le risposte. Hai detto che sono due macchine, giusto? No, chi l'ha detto che sono due macchine? Allora, scusa, quante mica posso quante macchine sono? No, il caffè. Che vuol dire? È di più di due. Sì, no, una gara di Formula 1, quante macchine ci sono? Di più di due. Se sono passi... Prima dove sono secondo. Se tu sorpassi il secondo, che posizione arrivi? Indipendentemente da come, da che posizione. Se sorpassi il secondo, sono secondo. Allora perché mi dici che non è possibile, che arrivo ultimo, che arrivo... Adesso...